Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Ristrutturato il nuovo monumento dei Quattro Mori di Livorno. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti alla cerimonia di inaugurazione, cominciando con l'assessore alla cultura del Comune di Livorno, Serafino Fasulo. La soddisfazione è grande, perché il recupero del patrimonio artistico è importantissimo. La memoria della città va mantenuta viva e soprattutto in un punto d'ingresso nella città come questo, presentarsi subito sgarrupati è purtroppo un carattere che ci ha distinto e che continua a distinguerci, e bisogna superarlo. Non solo dove ci sono dei monumenti, ma anche laddove ci sono banalmente delle aiuole, o dove insomma l'illuminazione è carente o va in qualche modo recuperata. Ecco, la carta d'ingresso alla città, o da ovunque, da qualsiasi parte si entri, deve essere sempre in qualche modo il riflesso di quello che si troverà, e se la carta d'ingresso è pessima, le aspettative sono pessime. E poi questo è il simbolo, no? E poi questo è il simbolo di una Livorno non che schiavizza, ma di una Livorno che vuole essere libera e che quindi si difende dagli attacchi corsari. E sarebbe bello che potesse dialogare questo monumento con un monumento che racconta anche la Livorno multietnica della contemporaneità, ma poi è un carattere distintivo della propria storia. E vediamo, sappiamo occorrono le risorse, però mi sembra che se le cose vengono valorizzate c'è un'inclinazione da parte di tutti, anche maggiore, a mantenerle e in qualche modo a intervenire perché in questo senso la città cresca. Ed ascoltiamo adesso Giovanni Morigi della omonima ditta di Bologna, che ha curato il restauro del monumento. In cosa sono consistiti questi interventi? Dunque, abbiamo fatto una manutenzione straordinaria dopo parecchi anni e abbiamo pulito le parti lapide, che erano tutte ricoperte di depositi, anche incrostazioni di gesso dovute al fatto che si ricristallizza il gesso che c'è nell'atmosfera, e poi abbiamo trattato i mori, che sono invece in bronzo e che avevano un protettivo che era stato applicato ormai 12 anni fa, forse anche di più, adesso non ricordo esattamente, che ormai aveva perso qualunque funzionalità, e quindi sono stati tutti lavati per rimuovere tutti i depositi anche di sale, di acqua salmastra, che è molto aggressiva per i bronzi, e sono stati stabilizzati e poi riprotetti nuovamente con un protettivo, due protettivi in realtà, una vernice e una cera. E poi, come altro trattamento, siccome il monumento in marmo, la parte alta, era molto degradata da questo clima che c'è qui, che è molto aggressivo, la superficie spolverava, quindi abbiamo visto in corso lavori che era necessario fare un consolidamento del marmo di Carrara, che è stato fatto con un idrossido di bario che di fatto reagisce con l'anidride carbonica e forma un carbonato insolubile, quindi lo rende molto resistente, rende la pietra molto resistente. Ecco, come esperienza quanto durerà? E dunque, qui siamo in una zona molto molto aggressiva, non solo per la presenza del mare, ma anche per la presenza delle navi con motore sempre acceso e della raffineria di petrolio, della quale abbiamo trovato tracce anche sui monumenti facendo le analisi. Abbiamo trovato dei solfuri che sono raramente riscontrati su sculture di bronzo, ma probabilmente derivano o dalla cattiva combustione delle navi col motore al minimo, o dalla raffinazione del gasolio, dal quale vengono estratti molto zolfo, e quindi probabilmente ci sono acido solfidrico che gira nell'atmosfera. Quindi il prossimo intervento? Ma il prossimo intervento sarà, se tutto va bene, una manutenzione ordinaria, e quindi diciamo una ripresa di quello che si è degradato nel giro di 3 o 4 anni, magari preceduta da un sopralluogo per verificare lo stato, perché noi non siamo in grado di predire quanto dureranno questi protettivi. Nonostante anche l'esperienza che abbiamo visto che comunque qui è molto aggressivo e dura poco. Purtroppo i protettivi che si usano devono essere reversibili ovviamente, e quindi hanno comunque una durata inferiore ad altre vernici, che però, non essendo reversibili, quando poi si degradano rimangono lì, non si possono più togliere, quindi la scelta è quella di intervenire più spesso
nella volontà del comune, poi bisognerà vedere le disponibilità e quindi mantenerli in uno stato, diciamo, di buona conservazione. Ed ascoltiamo infine Loredana Brancaccio della Sovrintendenza ai Monumenti di Livorno. Questo intervento è importante, no? Come è stato fatto? Perché l'ultimo intervento risale a 20 anni fa. Ed è un tipo di monumento che per la sua composizione, c'è cioè una parte lapide e una parte bronzo, già quindi soprattutto il bronzo è delicato, ma per dove sta? Vicino al mare. Quindi già i monumenti nelle città sono soggetti al degrado dovuto agli agenti inquinanti urbani. Questo in più c'ha anche quelli che si chiamano aerosol marini. E quindi è un monumento che dopo 20 anni era in condizioni di forte degrado. Per fortuna, dobbiamo dire così, la pergamena si è rotta e quindi, dovendo intervenire, la fondazione gentilmente ha offerto i finanziamenti per restaurare tutto, perché io quando si ruppe dissi approfittate per restaurarlo. E quindi siamo arrivati a un restauro conservativo, per cui abbiamo fermato tutto il processo di degrado. Guardi anche tutte quelle colature sul mare, non le toglieremo mai. Che tutto il processo di disgregazione, di corrosione del bronzo, che come è sceso sulle gambe, poi è sceso sul marmo, ed è lì non lo toglie. Quindi va fatta una manutenzione ogni 2-4 anni ordinaria, per non arrivare a dover fare un lavoro impegnativo ogni 20 anni. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.